Mi piace questa cosa che dici che il femminismo non si può tenere per sé, perché poi è un momento di è un'ideologia di condivisione, sia di libertà che di punti di vista, perché poi è vero, i femminismi ce ne sono tanti, però poi alla fine è una questione di comunità femminile che si difende e che cerca di tirare fuori un po' di diritti personali. Il fatto di poter avere qualcuno con cui discutere i libri che si leggono, anche perché alcune volte le cose lette sono nuove, non si sono mai sentite, o comunque non c'è mai stato modo di parlarne con qualcun altro, è una bella opportunità. 8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne, una ricorrenza nota in più in Italia come festa della donna. Una definizione un po' impropria se si riflette sul senso profondo di questa giornata, nata per celebrare le conquiste fatte e lavorare sulle tante da ottenere. Aver acquisito dei diritti non significa infatti che essi saranno garantiti per sempre. In particolare poi per le donne, i diritti acquisiti sono messi costantemente in dubbio e i divari di genere, purtroppo ancora esistenti, sono amplissimi. Anche dopo aver studiato tanto, noi donne guadagniamo un terzo di meno dei colleghi maschi. E delle persone che in Italia hanno perso il lavoro nel solo mese di dicembre 2020, il 99% sono donne. La pandemia, di fatto, ha tolto il lavoro, specialmente alle donne. Non è affatto anacronistico parlare di parità oggi se uno dei primi goal dell'Agenda 2030, il quinto per l'esattezza, riguarda l'uguaglianza di genere, raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne e le ragazze, cito testualmente. I diritti delle donne sono diritti umani e ricordarlo in una giornata ad essi dedicati ha poco a che fare con feste e auguri. Per intenderci, l'8 marzo non festeggiamo l'equinozio di primavera e a nessuno verrebbe in mente nella giornata internazionale contro il razzismo di fare gli auguri ai discriminati o nel giorno della memoria di fare gli auguri agli ebrei. Certo, gli auguri hanno a che fare con la gentilezza e non prenderemo a male parole chi oggi ci farà gli auguri, specie se farsi gli auguri significa unire le forze, fare squadra per continuare l'incessante lavoro verso la parità nei fatti. Per questo l'8 marzo è 8 marzo tutti i giorni, non è solo l'8 marzo, bla bla bla, ma male non fa avere un reminder che un giorno all'anno ci invita a riflettere e ci augura buon lavoro. Questo sì. C'è da lavorare, infatti, se ogni 3 giorni una donna viene uccisa in Italia perché è donna e non perché è coinvolta in una rapina. C'è tanto da lavorare. Se ci infastidisce chiamare le professioni di donne di alto profilo col genere femminile, come la grammatica di base ci chiede. Tutte queste altre battaglie sono prerogativa del femminismo. Non abbiamo paura ad usarla questa parola, femminismo, a identificarci con questa parola. Per la cronaca, il femminismo è un'idea di parità economica, sociale e politica, non di odio verso il genere maschile. Non è un capriccio o un egoismo delle donne. Molto semplicemente, se credete nella parità, siete femministi e femministe. Anche se non vi piace dirlo, o anche se non sapete che questa è la vostra identificazione. È una parola inclusiva che unisce, non che crea opposte ideologie. Le persone vanno identificate e non accusate di essere femministe. Essere femministi non è un'accusa, non è una parolaccia. Non è forse giusto pretendere nei fatti lo stesso rispetto riservato agli uomini? Lo stesso stipendio dei colleghi maschi? Una presenza vera nei processi decisionali del paese? Parte di un gruppo un po' più grande femminista mi fa sentire più protetta, più... Ma stai ad Amburgo per lavoro? Sì, sì, sì. E da quanto tempo stai lì? Da 4 anni, non da tantissimo. E lì avevo avuto l'impressione che ci fosse più semplicità nella nostra generazione a discutere di inclusione, di femminismo. Era più scontato che ci fossero delle basi comuni di discussione, che ci fossero la biblioteca delle donne. Mi ha fatto piacere farne parte.
Certo, aspetto che si possa incontrare. Sì. Badate bene, nemmeno gli uomini godono della piena libertà di essere se stessi. Sono anche loro imprigionati negli stereotipi di genere. Se si insegna però ai bambini e alle bambine da subito che sono persone, prima che maschietti e femminucce, gli uomini da grandi non dovranno essere aggressivi per essere rispettati. Conseguentemente, le donne non dovranno essere arrendevoli e deboli. Perciò, buon lavoro a tutti e a tutte.